Ecco a voi il nuovo mondo SCP, con creature mostruose e con pianeti che possono contenere queste creature. Non sai dove andare, non sai dove mettere piede. L'unico posto sicuro è questo laboratorio qui. Una domanda da porsi a tutti i costi è: riusciremo a sopravvivere dentro questo mondo oscuro? Sapremo riuscire a rinchiudere gli SCP? Nick, ci sei? Sì, ci sono, ciao! Ciao, allora, oggi sai che cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a trovare la prima cella degli SCP. Vieni anche tu, nonno, vieni, vieni, forza, forza, vieni, vieni. Ciao, ciao! Ciao, ok. Allora, praticamente io inizio a prendere le mie cose dalle stanze, voi ce le avete tutte giuste? Sì, io l'ho già prese. Ok, perfetto. Allora, io mi prendo la portal gun che è fondamentale. La spada di telekill, che anche questa è molto utile. Che figo, è quella che uccide tutto. Sì. E poi soprattutto la keycard. La keycard è fondamentale, è super importante praticamente la keycard, perché con la keycard si fanno un sacco di cose. Ok. Eh sì. Io direi che possiamo partire praticamente. E sinceramente io ragazzi ho un po' paura, perché questo mondo è molto molto particolare. Nick, dove sei finito? Forza, vieni. Sono qua, arrivo. Vieni, dai. Forza, andiamo. Allora, venite qua, salite. Questo è l'ascensore praticamente. Questa bellissimo. Ovviamente è l'entrata della nostra base segreta. E praticamente... mi sono scordato che chiaramente bisogna utilizzare la chiave per poter... Ma siete stati voi ad aprire? Cioè, è strano comunque. Non lo so. Oh, state svegli che è importante, eh. È importante, state svegli. Certo. Ok, forza, allora andiamo. Praticamente la cella degli SCP si trova da queste parti. E già qui riuscite a notare determinate cose. Ma sì, che figata. Queste praticamente... Sì, sono tipo dei pianeti costruiti che però abbiamo trovato così in questo mondo. E praticamente questi pianeti dovrebbero essere bellissimo. Dei laboratori vuoti degli SCP. Infatti adesso io direi di andare prima di tutto ad esplorare questi pianeti. E poi dopo andare nella cella... Come facciamo ad entrare? Come facciamo ad entrare? Da questa parte, vedi? Praticamente questa è una delle... esatto, con l'ascensore si fa. E praticamente, vedete, qua è molto bello, perché praticamente qua all'interno è tutta una cella degli SCP. E ogni pianeta rinchiude chiaramente una cella degli SCP. Comunque, non prendiamoci in chiacchiere. Dobbiamo andare al primo SCP di questo, diciamo, di questo mondo. Io sinceramente non so nemmeno cosa aspettarmi da questo SCP, perché... sono tutti stranissimi in questo mondo. Io ho avuto l'opportunità di vedere qualcosa e già da qua si vedono... Vabbè. Oh mio Dio. Ma è un macello, o sbaglio? È un macello per davvero. Niente, scendiamo. Ma è pieno di sangue. Ma qua c'è morto qualcuno, mi sa, Sì, 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 probabilmente non è normale. Non è normale, ma infatti... Ma ce n'è ancora! Oh, ma ragazzi, ma avete visto qua la cella? Ma non c'è neanche la porta! È distrutta! Infatti... Ma ci sono degli scheletri, tra l'altro. Sì, gli scheletri. Questo dovrebbe essere l'SCP 3199. Ma scusate, ma è davvero distrutto, non è normale come cosa. Mamma mia. È pieno di sangue, tra l'altro. Allora, io non so che cosa sia successo qui. Ho molta paura. No, l'hai sentito? Sì, ho sentito qualcosa, ma sento molto degli urli. Vagamente. Molto vagamente. No. Allora, tranquillo, lo so che tu stai già iniziando ad aver paura. Anche tu, Nick, è normale aver paura di queste cose. Però adesso dobbiamo farci coraggio, perché siamo qua per esplorare il mondo. No, ma te non è... Ma senti gli urli? Oddio. Continuano ad urlare, ma pure quella parte dell'SCP è rotta. Ma sono davanti a noi, quei cosa sono? Cosa sono quei cosi là? Oh mio Dio. Perché la porta è distrutta, porca miseria. Chi è stato a distruggere? No, raga, no. Dietro. Che schifo. No, raga, è impossibile. No. Avete dei blocchi, invece che fare questa cagata. Ma porca miseria. No. Dobbiamo correre. Porca. Uscite. Io sono fuori. Dove sei? Vieni qua. Qui? Oh mio Dio, mi sono salvato in una maniera... mio Dio. Raga, no, zitto un attimo, non iniziare a chiamarmi Duni, se no Nick ti faccio fuori qui ed ora, non sto scherzando, Porca miseria. Allora, mi sono salvato, praticamente Oddio. Ho usato la porta, raga, ho messo un portale sotto di me, un portale là sopra, e altrimenti quegli SCP mi facevano fuori. E comunque dobbiamo entrare lì dentro, qualsiasi cosa accada. Allora, facciamo così, ci viviamo in questo modo. Qualcuno vada a prendere dei blocchi. Qualcuno ha dei blocchi qua? Io ho tre di coso, di terra. Non bastano minimamente tre di terra. Li spacco. Ma se vuoi vado a prendere io. Ok, allora, tanto quella cella è completamente distrutta, quindi anche se mettiamo dei blocchi, anche se scaviamo, non credo cambi molto. No, infatti, ormai quegli SCP saranno scappati dovunque, saranno in giro per il mondo.
Qua anche le pecore sono strane, porca miseria, in questo mondo. Povere veramente... pecore. No, io comunque mi sono, cioè, mi sono sentito male, letteralmente. Cioè, non... Ma hai visto? Ma poi che cos'erano? Cioè... allora, in teoria, l'SCP 3199, ma tu ne sai qualcosa di questo? Sì, so qualcosa riguardo, però non so proprio molto. Cioè, che so sai. Che hanno delle uova nella pancia che le vomitano per... le fanno schiudere, ecco. No, vieni su, non lo fare mai più. Oddio, mi hanno quasi ucciso. Lo so. No, ma sono orribili poi. Nick, ma dove sei finito quindi? Ti stiamo aspettando. Sono qua dietro di te, ho portato la pietra. Ok, per fortuna, bene, grazie mille. Allora, adesso facciamo così, raga, è complicato, eh. È complicata da fare. Allora, io ho un'idea. Molto complicato. Io direi di scendere sotto, chiudere immediatamente, poi dopo, tipo, davanti, no? Capito? Non possiamo. Come no? Sono subito lì, sono proprio appena scendi, sono davanti a te. Usiamo la porta al Gun, allora. È l'unica cosa. È l'unica cosa che possiamo fare. Portare qua fuori. Allora, aspetta. Voi mettete un portale fuori, perché nel caso ci dobbiamo salvare. Oh, ricordatevi però il portale arancione, il tuo e il nostro un altro, capito? Cioè, nel senso, dovete mettere quell'altro per poter passare. Però il tuo è di un altro colore, mi sa. Sì, tranquillo, vabbè, il mio è particolare. Allora, praticamente scendo io, metto sopra e poi salgo subito. Ok. Porca, ce la fai? Ok, sì, ce sì, sì. Io... No, pure loro però arrivano, pure loro. No, è vero! No, come fai? Come facciamo? Come fai? Sinceramente non lo so, però posso farmi un pillar. Ok. Ok, no. Ma veniamo là sotto da te, per caso? No, raga. Ti serve aiuto? Porca miseria, è un totale casino qua. Allora, posso bloccarli così? Ok, allora, okay. È un casino, raga, è un casino totale. Non sapete che caspita sta succedendo. Poi fanno delle esatto. Urla terribili, ma proprio che mi squarciano le orecchie. Lo so, è quello che ti dicevo. Lo so. Allora, cerchiamo di riuscire a fare qualcosa qua, perché sennò... Allora, io sto scavando, ok, in teoria qua ho forse risolto. Io cerco di chiuderli qua dentro, attirandoli magari anche. Guardate, io mi sto impanicando totalmente, perché qua... Mamma mia, raga, è veramente un casino. Cioè, se ti serve aiuto, diccelo. Ok, guardate che queste urla però sono forti. Dovreste parlare un attimo più forte. Ok, facciamo così, bene. Dobbiamo scendere da te, per caso? Allora, in teoria io ne ho bloccati alcuni. Quindi, vediamo. Allora, se la situazione degenera, semplicemente io lo dico e urlo. Va bene, va bene. Comunque, noi scendiamo. Vi dico immediatamente se potete scendere. Perché, allora, prima di tutto direi di togliere i portali. Ok, vediamo un attimo. Così non... se ce ne sono altri... Ok, allora, non sembra ce ne siano altri. Quindi già qua è un plus aggiunto magico, perfetto. Ok, allora, facciamo così. Io metto un portale, voi scendete. Ok, forza, scendete. Okay. Non c'è nessuno, vero? Non c'è nessuno, tranquilli, state tranquilli. Ve l'avrei detto se ci fosse stato qualcuno. Adesso no, io... No, gli urli. Lo so. Allora, praticamente cosa faccio? Devo ricordarmi che il portale è da mettere e cosa? Oddio, mi sono preso un colpo. Lo so. Dobbiamo chiudere sta porta. Ok, perfetto. Abbiamo chiuso, forza, entriamo. Allora, guardate, è pericolosissima questa cosa, ve lo sto dicendo. Cioè, io mi sto completamente impanicando perché è super difficile. No, non mangiamo, dirla, mi raccomando. Usate le portal gun se nel caso, mi raccomando. Ok. Allora, io direi, ok, praticamente siamo qua dentro. La cella è completamente distrutta. E qua io vedo che c'è una cassa. E all'interno di questa cassa c'è un GPS, raga. Allora, GPS? No, ok, usciamo. No, allora, ma... Ho capito tutto, adesso vi spiego, ho capito tutto. Allora, praticamente... Chiudo. Ok, chiudi, bravo, chiudi. Almeno quelli che ci sono ora forse non escono, ma la vedo dura, è solo terra, quella la spaccano esatto. Due secondi. Durerà ben poco. Esatto, allora, usciamo immediatamente da qua. Le porta gun ci hanno salvato la vita, letteralmente, se no sarebbe stata la nostra fine totale. Allora, vi spiego come funziona questa cosa. Questo praticamente è un GPS, si chiama anche GPS. E praticamente questo conduce verso l'SCP-3199. Secondo me, io ho un'ipotesi, questo è l'SCP originale, tipo. E penso che i ragazzi della fondazione, quelli che lavorano, gli scienziati, i tecnici che lavorano alla fondazione SCP... L'abbiano marchiato così possono tenere traccia di dov'è. Esatto, oppure per qualcuno... Probabilmente con l'impeto tipo di riuscire a far qualcosa, l'ultima cosa probabilmente avranno messo su alcuni degli SCP dei GPS per poterli trovare. Esatto. Infatti, se vedete, la cella è completamente distrutta. Ma questo qua vuol dire che è scappato, allora.
è scappato sicuramente, ma sicuramente, infatti guarda, mi dice che è verso 169, 170 blocchi. Ok, se io vado da questa parte mi sto allontanando, 169 metri. Ce l'avevo da questa parte. Ah, ok. Ma, esatto. Ma come, è vicinissimo. Infatti dobbiamo stare attenti. No, state attenti, cercate di tenere la porta al gun in mano e ma soprattutto esatto, cercate di tenere la spada, cerchiamo di stare attenti non ce perché l'ho. Chissà com'è poi questa SCP, ragazzi, perché dovrebbe essere una SCP speciale se ci hanno messo il GPS. E io veramente non so che cosa aspettarmi. Ok, noi stiamo continuando ad avvicinarmi. Io, se sentite, mi sto completamente impanicando, perché questa cosa mi sta mettendo molta paura. Ma io sto morendo, sto morendo dentro. Lo so, ma infatti vi sento, tranquilli. È normale questa cosa, se morire dentro, aver paura di questa cosa. Allora, dobbiamo attraversare questo fiume. Oddio. Però voi parlate! Ma secondo te ho paura, sai com'è? Non insieme, non si è capito niente, Nick, che caspita hai detto? Secondo te sarà più grosso degli altri questo qua? Non lo so, forse. Allora sicuramente. Raga, lo vedo, raga, lo vedo. Dove? Ho visto qualcosa lì nella foresta, dove là c'era una tenda, vedo una tenda. Allora, fermi un attimo. Che altro sangue? Seguitemi, praticamente okay. Dobbiamo. Allora, noi il nostro compito ovviamente è quello di portare all'interno dei pianeti questi SCP e bloccarli, ok? Ah, ok. Io immagino che se riusciamo a catturare queste SCP che hanno marchiato diciamo gli scienziati, probabilmente noi riusciremo anche a bloccare in un certo qual senso anche gli altri, perché forse gli altri non hanno tutta questa potenza e forse invece questo. No, è orribile. No, tranquillo. Dio, è orribile. Se ci vede la fine, eh. È là, infatti lo vedo e lo so che è la fine. Ma infatti dobbiamo avvicinarci per cercare di catturarlo. Ma te sei matto? No, ci vai te. Sugli alberi. Anche sugli alberi sarebbe una buona idea, però. Allora, vediamo un attimo. Allora, Nick, però quello che mi stai facendo è un po' pauroso come cosa. Vabbè, no, è orribile. Cosa? Tranquillo, nonno, tranquillo. Nick, non andare davanti tu. Lo vedo. Ok, bene che lo vedi. Allora, ok, mi sa che lui vede noi però, Mi sa che lui ci ha visto. No. Ci ha visto. No. Raga, si sta avvicinando. Raga, attenti, tenete la te la con cosa. Te. Lo so, mi sa perché mi ha visto. No, no, sta. No, raga. Ne sta spawnando altri. Sentilo! Ma quanti sono? Ora avete capito. Ma non erano così tanti. Oh, ora io prima ho piazzato un portale per scappare. Ok, bravo. Tu ricordati il portale che hai piazzato e poi piazzano un altro, così riusciamo a scappare agevolmente. Allora, come faccio ad arrivare da te? In questo caso non lo so, ma lui si mischia praticamente, come se avesse creato degli sosia. Ma secondo me lui è quello che riesce probabilmente. È lui questo, vedete? Quello quale? Che... è questo qua, secondo me. No, sta attento. Porca miseria. Allora, che vi spiego la mia teoria. Secondo me, questi SCP riescono, sono SCP particolari, riescono a creare tipo delle cose, diciamo, in più, altri SCP in sì, più. Sì. Simili a loro, praticamente. E tutti questi SCP, io praticamente adesso inizio ad uccidere. Raga! No! Mio Dio! Come fai? È la fine! No! Porca miseria! No, porca guarda, miseria, guarda ragazzi. Cosa hanno fatto. L'uovo. L'uovo, no. Invece no. L'uovo. Sì. No, qua dobbiamo questo uovo qui, tutto. Una volta spaccato, ne se ne crea un altro. Ma davvero? Un altro piccolino. Non mi dire, ti prego, non mi dire. Stai attento, dobbiamo stai attento. Dobbiamo ucciderli prima che facciano altro casino, perché sennò il nostro mondo diventerà un casino totale. È impossibile viverci dopo se continuano ad esserci. Ma possiamo uccidere, esatto, stai super attento. Allora, Nick, io ti sto sentendo bassissimo, mannaggia te. Ok, no, si possono uccidere però. Ok, perfetto. Però crea le uova. Daia! No, scappa. Aiuto! Allora, vediamo se la tua teoria è esatta. Se io... Hai ragione. Allora, se io piccono le uova, praticamente scompaiono, ma non credo che si rompano. E questo è il fatto, capito? Scomparire non è rompersi. Ok, bravo, Nick, bravo, l'hai catturato. Questo, uccidiamo. Ok, mi è nato un uovo. Davvero? Il GPS cosa ti dice? Sì, è là. Allora, il GPS è qua vicino. Ok. Ma come? Ma non lo so, allora, cerchiamo di catturarlo, sto qua. Forse l'ho visto, è quello lì? Sì. Allora, secondo me potrebbe anche aver paura questo qua. Infatti sta scappando. Dai, no. Sta scappando. Come si faceva a catturare? Raga, allora, aspetta. Non lo so, io non ho piazzato alcun portale all'interno della cella. Allora, no, secondo me ho capito come si fa. No, aspetta, non sto capendo. Com'è che si faceva? Ok, si fa, ho capito come si fa. Ok, perché questa portal gun è una tecnologia strana, capito? Noi non l'abbiamo mai utilizzata. Allora, lui sta scappando però sto qua. Perché sta scappando? Esatto, dobbiamo andare a prenderlo. Ma poi, vedete, cioè, è come se avesse un'intelligenza propria. È pieno di sangue peraltro qua. Oddio, e stava vivendo tipo in un campeggio, tipo. Oppure magari ha ucciso delle persone che stavano in un campeggio. Secondo me lui... No, ma ti immagini, no. Secondo me che lui brutta ha, tipo... fine che avranno fatto allora.
Sì. Guarda, secondo me lui ha ucciso qualcuno qua. Oppure, secondo me lui ha un'intelligenza particolare, migliore rispetto agli altri. Maggiore rispetto agli altri, esatto. Sì, 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 perché per forza, se no, deve avere qualcosa di speciale, se no gli scienziati non avranno messo un GPS, non avrebbero messo un GPS a caso. Oh, cerchiamo di catturarlo, no, però non riesco a questa distanza. Ma come fai? Non lo so, e poi stiamo attenti perché se questo qua ci spawna qualcos'altro, diventa ancora più difficile la storia, ed è meglio cercare di non provocarlo. Però ha paura di noi. Lo so, potremmo attirarlo vicino alla base. È vero, no, magari però... qualcuno di noi fa un buco e noi l'attiriamo all'interno, così viene bloccato. Perché sennò magari la distrugge. Cosa hai detto, Nick? Non si è capito niente. Non vicino alla base, perché magari la può distruggere. Oh, no. No, vabbè, raga, attenzione. Ma non riesco a catturare. Ma perché? Ma poi non si riesce a catturare. Qua? No, fermi un attimo. Fermi, Nick, vai indietro. Sembra che lui ci voglia portare. Avete visto come si sta comportando? Secondo me lui ci sta tirando in trappola, raga. Cioè, allora non seguiamolo. Svegli. Allora andiamocene, basta. No, dobbiamo catturarlo in qualche modo. Perché ci ha portati in questo posto? Guardatelo. No. Cioè, non ci sta facendo niente. Allora, ci sta attirando, raga. Ci sta letteralmente... No, vedete. No, di nuovo? Di nuovo? Mi sa di sì. Allora, noi dobbiamo anche muoverci perché il tempo sta finendo. No, attento! Oh! No, porca miseria. Io c'ho un portale per scappare, eh. Ok, perfetto. Raga, attenzione però, Guardatelo, è lì. Allora, forza, corriamo. Dobbiamo prenderlo. Esatto, dobbiamo provare a prenderlo, dai. Ok, però parlate bene, ma mi raccomando, perché voi mi sembrate completamente rincoglioniti oggi. Cioè, senza offesa per voi, però insomma, state attenti. Perché, allora, ci sta portando in un posto, allora, no, io direi di seguirlo. E ci sta portando verso quella struttura lì. Ma okay, non è che è una trappola? Potrebbe benissimo anche essere una trappola, essendo ma non me ne frega. Lui più intelligente, cos'è? Noi siamo più preparati, tanto abbiamo le portal gun, non ci può far niente. Esatto, hai ragione. E poi guardate qua, cioè vedete. Che cos'è sto posto? È terribile. Secondo cos'è, me è una fortezza? È una costruzione tipo che, ma avrà fatto qualcuno di loro, degli SCP. Ma io non l'ho fatta. Forse non perdiamolo di vista però, perché potrebbe scapparci sto qua. Dobbiamo catturarlo, il nostro scopo è catturarlo effettivamente, capito? Quindi non possiamo perdere. Sì. Allora, quindi devo anche mangiare perché sto morendo di fame, mannaggia. Devo ancora aver fame in questa situazione. Cioè veramente. Ma cos'è questa struttura? È anche molto bella. Oddio, non lo so. Dove è entrato? Dove sta entrando? L'ho visto che è entrato dentro la montagna. Cos'è successo? Ma che posto è questo, raga? Ma è una caverna. Cos'è? Non lo so, però io direi di catturarlo. Forza, adesso. Ma non passa. Lo so, aspetta. No. Qualcuno vada al pianeta. Veloci. Ok, corro. Fermi. Dobbiamo bloccarlo qua dentro. Perché sennò scappa. Ma guarda, cioè non sembra nemmeno voler scappare. Questo è il fatto, capito? Poi dopo comunque togliamo queste cose, perché mi sembra una cosa costruita apposta. Non vorrei tipo distruggere, far qualcosa di male. Magari si arrabbiano. No, sta cercando di scappare, raga. Dobbiamo farlo scappare. Nica i blocchi. No, li devo fare tutti ad Unis. Ok, allora fermi. Non sto capendo niente. Dobbiamo cercare di capirci qualcosa qua. E soprattutto chi è che è andato al pianeta della Terra? Io ci sto andando. Passami la tua portal gun, forza. Vieni. Ok, grazie. No, allora tu ci sei, giusto? Sì, ci sono dentro. Ok, infatti vedo che un portale è già attivo. Allora, quello che devo fare io adesso è molto semplice: mettergli il portale sotto i piedi e non... Oh, c'è andato, perfetto. C'è passato qua dentro. Ok, perfetto. Come facciamo adesso? Vieni, dobbiamo passare anche noi però, perché sennò... Vi apro. Ok, no, tranquillo, ok, aprici, vai. Okay. Vai, gli ho aperti. No, io sono morto, raga, Nick, perché sei... Ma porca miseria, Nick, mannaggia. Ok. Chiudo, sì, io non è ok, chiudi. Ho chiuso i portali. Aiutami, forza, che qua sono rotto. Come faccio? C'è l'SCP. Mannaggia, oh raga, che cazzo. Ma cioè veramente cosa sta succedendo? Oh, veloci. Entra, apri, ok. Entra, ok, attenzione, non deve entrare per carità, ok. Te l'abbiamo fatta. Oddio, grazie. Fatta contenerlo, è veramente intrappolato. Porca di quella miseria. Praticamente questi pianeti offrono una possibilità di contenimento maggiore, perché appunto sono in aria, è impossibile che loro scappino. Quindi se cadono rischiano di morire, esatto. Esatto, però davvero in questo mondo è pieno di questi SCP. Allora io direi di utilizzare questo punto di teletrasporto verso il nostro laboratorio, che praticamente qua continua, vedete, continua da questa parte ed è sempre in costruzione chiaramente. E da questa parte invece esce ed eccoci qua di nuovo nel laboratorio. Ecco il nostro fantastico laboratorio. Ok, perfetto. Qua ci invece possiamo stare tranquilli e riprenderci le forze, insomma.
Veramente, io spero che insomma, riusciremo a contenere tutti quanti gli SCP che ci sono in questo mondo. Spero che le altre celle perlomeno non siano distrutte, ma ne dubito. A quanto vedo, purtroppo, questo mondo, io ho un brutto presentimento riguardo a questo mondo, davvero. Anch'io, abbastanza.